gira gente ubriaca che col fatto che non è inserita, diciamo che delinquere gli costa niente. Rompono macchine, rubano. Insomma, non state tranquilli. Non siamo molto tranquilli. Perché lì arrivano tutti, devo tenere la porta chiusa, non posso. No, non si vive più lì. Tutti chi? Ci sono della cosa che non si può neanche parlare qui. Quindi... È una verità. No, no, cioè forse perché io ci sono nata e cresciuta, quindi conosco la gente, conosco il quartiere e diciamo tendiamo a difenderci anche un po' l'uno con l'altro. Questo è Ponte Lambro, quartiere della periferia sud di Milano. C'è un grande polo di eccellenza, l'ospedale cardiologico, e di fronte. Di fronte c'è un parco e questo casermone. Era stato tirato su per i mondiali del 90, doveva essere un albergo. È una casa per disperati ed è un luogo di spaccio di droga alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti. Avevamo provato a fare un campo di calcio anche in considerazione che avevamo creato delle squadrette all'interno del quartiere, tanti ragazzi che avevano, diciamo, che ci seguivano. Abbiamo provato, però subito ci hanno bloccato. E questa è via Padova, il quartiere multietnico di Milano. È stato teatro di vera e propria guerriglia urbana. Qui, 2 anni fa, fu ucciso il giovane marocchino Aziz e qui vive Daniela Airoldi Bianchi. Torno a casa la sera, a mezzanotte, dal lavoro, scendo a prendere le sigarette dal tabaccaio. Quindi no, paura in senso stretto non mi è mai capitato di avere. So che ogni tanto ci sono state delle risse, ma... io non le ho mai intercettate. Vivi qui, hai deciso di vivere qui, resti ma qui? Ma io non cambierei questa città per nulla al mondo e questo quartiere per nessun altro. Ma c'è anche un'altra faccia di via Padova. No, ci hanno chiusi dentro come gli ergastolani. Spacciano tutta la vita. Il quartiere lo viviamo di giorno e ci siamo sempre trovati bene. Sì. La sera? La sera sinceramente non usciamo. E questo è l'ultimo caso a Milano, 2 ragazzi in ospedale a rischio della vita, colpiti da un uomo con un crick per un semplice diverbio. A prescindere da questo, che appunto è un fatto episodico, è evidente che si tratta comunque di una vicenda molto grave che merita la massima attenzione di chi è preposto a svolgere indagini. Ma a Milano c'è, continua ad esserci, anche una criminalità che non si vede per la strada. C'è un problema di mafia, cioè diverso, che è una mafia più di tipo economico, che se fate caso al contrario di Roma, negli ultimi periodi difficilmente sono morti per le strade, no? A Roma, da quello che leggo, ci sono regolamenti di conti. Però a Milano ci sono dei negozi che fanno attività di riciclaggio dei soldi della mafia. Ecco, qui abbiamo visto questa realtà, ma anche abbiamo visto che chi ci abita percepisce in modo diverso la presenza della criminalità. C'è chi si sente assolutamente insicuro, chi invece questa insicurezza non la percepisce. Lopacchini. Ma come dicevo prima, il problema non è l'esistenza della criminalità, che è un dato di fatto. Il problema è di come la criminalità per un verso si manifesta e da come per altro verso viene rappresentata. Talvolta c'è un'utilizzazione, una rappresentazione della realtà fatta in modo tale da esorcizzare la paura o da indurre la paura. Si preme sull'acceleratore rispetto a certe forme di criminalità, mentre si preme sul freno rispetto a certe altre sotto il profilo della rappresentazione. Per cui, indubbiamente, la paura percepita sarà diversa a seconda dei tipi di fenomeno. Però abbiamo assistito a Roma, a Milano c'è la storia dei ragazzi colpiti col crick, a Roma abbiamo assistito alla vicenda di un musicista massacrato di botte, sì, mentre usciva da un locale in quello che è un quartiere dove avviene la cosiddetta movida romana. E, indubbiamente... questa è un'altra forma di criminalità legata, certo, anche ad una insofferenza rispetto al prossimo e ad una mancanza di educazione. Ecco il discorso che faceva, che veniva da internet all'inizio.
mancanza di educazione. Io talvolta, di fronte all'insufficienza degli sforzi del diritto penale per far fronte a quelli che sono i suoi compiti, che sarebbe quello di essere la controspinta rispetto al crimine, mi sono permesso, magari ironicamente, di proporne l'abrogazione in maniera di recuperare le risorse economiche ingenti che vengono investite su questo e investirle invece nell'educazione. Magari tra un paio di generazioni ci avremo miglioriamo dei filosofi. Mancanza di educazione e inciviltà. Assolutamente sì. In qualche modo mi verrebbe persino da dire che l'episodio di Monti, che ha ricordato giustamente Lupacchini, e quello di Milano, ma ricordo ancora quello del povero tassista di Milano massacrato perché aveva investito un cane e si è fermato. Ecco, in qualche modo a me preoccupano persino di più, perché c'è un imbarbarimento medio della vita della città che non dipende dalle grandi bande. Guardate, io mi ricordo i tempi di Milano, incominciai alla cronaca del Corriere della Sera, e mi ricordo Epaminonda, Vallanzà, grandi bande di delinquenti. A Milano si rischiava la pelle continuamente, ma questo tipo di barbarie metropolitana, questo attiene a tutti noi, è un segno diverso. Allora, adesso andiamo in un paese, piccolo paese del Bergamasco, che si chiama Telgate, che ha trovato una soluzione molto particolare per provvedere alla sicurezza dei cittadini. 44 telecamere controllano le strade, le piazze, le scuole e i negozi. Non è Oceania, il paese del Grande Fratello di George Orwell, è Telgate, 5.000 abitanti, in provincia di Bergamo. Se serve come deterrente per la criminalità, se qualcuno non ha niente da nascondere, non deve aver paura di queste cose. Poi c'è meno, posso dirlo, furti, meno tutto. No, per quello siamo sicuri di più degli anni precedenti. Più tranquilla, almeno per il momento non entrano nelle case. Non si sa mai, magari stasera entrano, come si fa a sapere? Ci sono anche qui che vanno a rubare, stanno lì a curarti, che esci, anche di giorno. Il paese comincia qui, proprio all'uscita del casello dell'autostrada Milano-Brescia. Una posizione comoda anche per i delinquenti. È facile arrivare, ma è facile anche scappare. Il paese è telesorvegliato dalla fine degli anni 90, quando c'era stato un aumento esponenziale dei furti nelle case. Allora, questa telecamera è una telecamera solo per lettura targhe ed è puntata su questa via, che è una via a fondo a senso unico, quindi tutti i veicoli che transitano su questa via 24 ore su 24 vengono praticamente registrati. Nella sala operativa della Polizia Municipale arrivano in tempo reale le immagini delle telecamere che controllano i punti principali. La documentazione viene cancellata automaticamente nell'arco di qualche giorno. Non ho fatto in tempo a parlare che lui mi spara. Primo colpo alla gamba. Porco cane, questo mi vuole ammazzare. Me ne scappo in officina e mi ha sparato altri due colpi. Uno nella gamba, fuoriuscito, e uno nel piede che tra l'altro non si piega più. Claudio è stato gambizzato un anno fa e grazie alle telecamere i delinquenti sono stati presi. Quanto costa questo impianto? Questo è un impianto che a realizzarlo oggi costerà sui 250.000 euro. E la manutenzione? La manutenzione incide sui 25-30.000 euro l'anno. Allora, prima di commentare questo servizio, torniamo da Giancarlo Agostinelli. Sì, i dati sono interessanti. Cosa serve per sentirsi più sicuri? Per il 53% la certezza che i delinquenti siano individuati e puniti. Per il 28% meno passività tra i cittadini che assistono a un reato. Per il 19% una presenza più capillare della polizia. A voi per i commenti. Grazie. Allora, velocemente, un vostro commento. Questa sorta di Grande Fratello che hanno creato in questa a Telgate, no? Questa vita sotto le telecamere, che effetto vi fa? Beh, non so dal punto di vista della prevenzione e della repressione quali effetti produca, bisognerebbe vederlo. Sicuramente è una, sotto il profilo della civiltà, e anche questa è un'altra forma di imbarbarimento, cioè si risponde alla barbarie con un'altra barbarie, cioè si entra nella privatezza della vita delle persone per tutelarle. Può essere una scelta, va verificata, ma è una scelta barbara sotto certi aspetti. Dall'altra c'è l'imbarbarimento della criminalità che arriva a tal punto che ormai si spara anche per prendere i quattro soldi del distributore, di un supermercato. Io penso che la politica non debba assecondare e moltiplicare la psicosi della gente. Il caso delle telecamere mi sembra un caso di scuola di moltiplicazione della psicosi e di falsa sicurezza, perché poi chi le guarda le telecamere? Mancherà la gente.
Piuttosto, se il sindaco si occupasse di far uscire la gente la sera, organizzando la vita della sua città, la cultura della sua città, guarda, una città più piena di gente la sera è l'unico modo per avere una città movida, più sicura. Ma una movida. È assolutamente la città più sicura. Più movida, sicura. Meno criminalità. Assolutamente. Va bene, la città allora. Più illuminata è la città più sicura. Va bene, grazie per essere stati con noi. Fuori TG ritorna domani, stessa ora, stessa rete.